sua fiamma contro un cielo suburbano e io esco da casa mia con le mani in tasca e l'aria afflitta. Ve lo caccio nel culo! Manco ve l'immaginate come vi rovino sta storiella. Cos'è che devo dire adesso? Sob, è una bellissima giornata, tutti vanno al lago e a me invece tocca lucidare a una le monete di zio Natrone. Ma che si fotta zio Natrone? Dietro di me i nipotini. Comincia a parlare uno dei tre, non so nemmeno quale. Non ti preoccupare, zietto, ci siamo noi a darti una mano. Questo lavoro casca proprio a fagiolo. Dobbiamo fare una ricerca di numismatica per la professoressa Gippi Tummi. Faremo senz'altro un figurone. La solita merda secca, da decenni e decenni. Le stesse grottesche minchiate. Fanno le elementari da sempre, o le medie. Che cazzo ne so? Non cresceranno mai. Ma se credono che li manterrò per sempre, non sono niente per me. Cazzo, non so nemmeno distinguerli. So solo che uno ha il berretto verde, uno ce l'ha rosso e il terzo ce l'ha blu. Recitano la stessa vecchia parte, il copione, stabilito da Karl Barks, genio dei comics, grande creatore dell'universo dei paperi, eccetera. Io esistevo già prima di Barks. Sono stato concepito da altri e allevato da un italiano, un certo Tagliaferro. Chissà perché Barz mi ha circondato di padroncini, yes men, leccaculo dell'imperialismo. Anatrone, Gastolfo, Anatrina. Io li odio tutti, facce di cazzo! Ma non ce l'ho con lui. Era un salariato costretto all'anonimato. E aveva sul collo il fiato del fottuto zio Walt. 3 mesi fa sono andato alla biblioteca comunale. Ho chiesto le opere di Karl Barks. La tipa, che è un po' sorda, mi ha portato il libro di un altro tizio. Karl Marx. Una lettura sconvolgente. Ho capito tutto. La mia vita è una merda. Sono sfruttato da una delle più grandi multinazionali del mondo che fa i soldi sul mio lavoro. E in più mi è toccata la parte del cretino sfortunato. Ho annunciato uno sciopero. Non mi hanno dato risposte. Adesso comincia il sabotaggio. Ma prima devo arrivare al deposito del vecchio bastardo. È in cima alla collinetta, circondato dai cartelli fuori dai piedi, keep out, eccetera. Ho sempre odiato l'arroganza di quel cassone con la S del dollaro sbattuta in faccia alla città. A questo punto avrei dovuto già recitare 3 battute, ma sono rimasto muto per ben 4 vignette. Qui, qua e qua tacciono, non sanno bene cosa fare. E certo, stronzetti, nel manuale delle giovani marmotte non c'è niente sulla lotta di classe. Eccola lì, ignara dei miei propositi, l'anatra che mi tiranneggia da sempre, che mi fa lavorare gratis per pagarle gli interessi su un debito che non ricordo come ho contratto, anziché probabilmente non ho mai contratto. Qualcuno di voi l'ha mai vista allungarmi un solo dollaro? Guardalo, con cilindro, palandrana e ghette, come si coltiva l'immagine dell'ultimo capitalista vecchio stampo, il self-made duck che si è fatto un mazzo così nel Klondike. Quanti comunisti hai fatto licenziare dalle tue fabbriche nelle pause tra una storiella edificante e quella successiva? Quanti crumiri hai assoldato? Quanti picchetti hai fatto sfondare? Quanti sindacati hai sciolto, sangue del mio sangue? E quali sordi di traffici vai organizzando con le multinazionali del biotech? Il mais che coltivano sulle tue terre è talmente transgenico che quando strappi una pannocchia la senti bestemmiare! Sei spregevole, zione. Non mi sorprenderebbe scoprire che sei un narcotrafficante o che ti inculi gli anatroccoli appena usciti dall'uovo. And in the armchair sits again lonely moment. È questa l'ora di arrivare, pelandrone sciagurato? Alla-
Lavoro, forza! Non lo sai che il tempo è denaro? Mi fermo e lo fisso negli occhi. A questo punto il vecchiaccio, i tre stronzetti, i lettori, gli autori, i dirigenti Disney e l'anima dello zio Walt non sanno cosa aspettarsi da me. Prima vignetta bruciata. Silenzio assoluto. Il panico negli occhi di Denatroni. Gocce di sudore tra le piume dei tre stronzetti. Restiamo tutti immobili. Seconda vignetta bruciata. Lo zione ripete la battuta. Terza, non posso fare a meno di sorridere. Quarta, la tensione è intollerabile. Quinta, su di me gli occhi degli executive. Il mar rovescio lo colpisce sulla punta del becco. Cade, è una maschera di sangue. Si caga addosso, tanto di cacca e carne frollata. Afferro la teca del fottuto primo Nichelino, la mando in pezzi e getto la moneta dalla finestra. Il suo urlo mi ghiaccia il sangue. Gli do un calcio nei maroni, i polmoni gli si svuotano. Si raggomitola, mi fai schifo, Denatroni. Lo prendo a calci finché non mi si annebbia la vista. Riprendo fiato, è svenuto. Mi giro verso i nipotini. Trovate della corda, stronzetti, e legatelo. Interdetti, non avevano mai letto una frase in minuscolo. È un ordine, mocciosi. Fate qualcuno di quei nodi che vi ha insegnato il Gran Mogol. Si attivano festosi. Diventa subito un gioco. Arriva il maggiordomo, trapelato. Non ha il tempo di chiedermi cos'è successo che un calcio circolare alla tempia ed è steso. Attendo qualche secondo. Silenzio. Ed ora il proclama. Anatropoli, ascoltate con attenzione, non ripeterò quanto sto per dire. L'avanguardia degli anatropolesi va a intraprendere l'iniziativa più straordinaria che sia stata tentata dai lavoratori di questa città. Io proclamo lo sciopero dei personaggi e l'occupazione del deposito di zio Anatrone. Io dichiaro Anatronde e Anatroni ostaggio degli scioperanti. Le storie sceneggiate e messe in produzione dalla Walt Disney Entertainment non proseguiranno e Anatronde e Anatroni non verrà lasciato libero finché le nostre richieste non verranno accolte. Un nostro delegato si incontrerà con un delegato dell'azienda e vi consegnerà la piattaforma di rivendicazioni. Vi sconsigliamo di mettere in scena le storie ingaggiando dei crumiri. Siamo più determinati di quanto possiate immaginarvi. A riprova che la mia non è la sparata di un pazzo, invito lor signori cazzoni a guardare fuori! Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. With my friends now, up to the city, we're gonna shake the... Anch'io mi sporgo dalla finestra. Ecco il servizio d'ordine, schierato su tutta la collinetta. Un centinaio di paperi armati in mimetica si muovono in perfetta sincrosia, visibili dalle edicole di mezzo mondo. Quanto durerà il bluff? Quanto ci metteranno a scoprire che sono solo due compagni, riflessi e moltiplicati dal sistema di olospecchi di Euclide Tolemaico? Stiamo rischiando grosso, ma è meglio una fine spaventosa che uno spavento senza fine.